Siamo appena usciti dal negozio, abbiamo acquistato il Sikaflex per la finestra e il signore del negozio gentilissimo addirittura è venuto qui in camper per vedere il problema della finestra e il negozio super consigliato. Forse abbiamo trovato la soluzione al problema della finestra. Non è un lavoro semplice, però momentaneamente mettendo soltanto Sikaflex non avremmo risolto il problema. Quindi il signore ci ha dato consigli utili. Domani varcheremo il confine con la Slovenia. Varcheremo dai migrati in mezzo ai campi. Che vuoi fare? Siamo al parcheggio del supermercato prima di entrare in Croazia perché vogliamo fare un po' di spesa di cibo italiano. Siamo parcheggiati fuori perché non ci entriamo dentro il parcheggio del supermercato. Bene, abbiamo fatto gli acquisti da italiani. La pasta, Pasta, il sugo sugo. e parmigiano. Quello ci mancherà. Abbiamo recuperato le copertone della bicicletta perché quella che abbiamo acquistato è già un po' fregato la signora. I soldi andavano in beneficenza, che era un'associazione che recuperava, mi ha Dai, preso, mi ha intortato vabbè, ci sta. Sono andati in e beneficenza quei quindi sì. soldi. Però aveva le gomme da cambiare, questa bici Non ha il coso delle marce. e gli manca la leva del cambio, quindi abbiamo preso anche quello. Adesso poi come ci fermiamo facciamo questi lavori. Ora abbiamo ritirato tutto e andiamo verso la Croazia. Ondina è lì che ci stava aspettando, prima era al posto del conducente perché passa quando non c'è il capitano, giustamente lei il vice fa la guardia. Bene, in 38 km dovremo sorvolare la Slovenia e andare in Croazia a Umago. 36. Vediamo cosa succederà. Perché noi stiamo andando molto All'avventura, positivi. sì. Quindi adesso scopriremo con voi, perché molti ci avete chiesto nei commenti dei video come funzionava per passare le frontiere, e lo scopriamo con voi come funziona. Dogana, Italia, Slovenia. Ah, proprio chiuso. Bene, questo è stato il primo passaggio alla frontiera. Questa è stata la prima frontiera. Va bene. Siamo in Slovenia. Pula, Pola. Tra Croazia però. 33 km dovremmo essere in Croazia. 1,23. Il diesel a 1,23. Rabbia molto che non lo Che vedevamo così. lusso. Ho fatto gasolio, 100 euro a 1,24 euro. Decisamente meglio che in Italia. Adesso andiamo verso la frontiera croata. Bene, siamo alla frontiera croata. Slovenia ci siamo, vediamo la frontiera croata. Ehi, la coda! Siamo alla frontiera croata. Bene, siamo qui aspettando. Bene, ci siamo fermati dopo il controllo alla dogana. Ci siamo fermati nel primo parcheggio qua, si chiama Umag questo posto, per pranzare perché sono le 3 e non abbiamo ancora pranzato. C'era una coda infinita alla dogana e quindi siamo rimasti un po' lì un'oretta in coda. Siamo in un parcheggio vicino al porto.
andiamo a vedere cosa c'è qua fuori. Noi siamo parcheggiati lì con Manu. C'è anche un ATM, quindi ne approfitteremo per prelevare, visto che in Croazia c'è la cuna e quindi preleviamo qualcosina. Comunque vabbè, qua siamo sul lungomare, quindi in mezzo alla natura, però è incredibile che passando dall'Italia tutti con la mascherina all'aperto, qua non ce n'è uno con la mascherina. Eccoci. Volevo prelevare. Preleviamo. Abbiamo prelevato i soldi croati. Primi soldi che sarebbero 1180 kune, sarebbero 150 euro. Perché poi in croato si dice umag, e invece umago in italiano. Scuola. Scuola. Kaufland. Supermercati croati sicuramente. Lodin. Supermercato. Vado a vedere qua dritto se per caso riusciamo a passare per raggiungere il posto vicino al mare. No, fermo, c'è un albero. No, non famo. No, fermo, c'è un albero. Vai tutto lì. Attento che c'è un tronco, boh. Sì, vai. Adesso raddrizzati di nuovo. Fermo. Su. Vai così dritto, vai dritto così. Andi, andiamo a vedere il mare? Dai. Ma quanto sei bellina. Ma qua. Ci scusiamo, posso anche sistemare la bicicletta qua tranquillamente? Era dall'altra strada. C'è già gente che si sta facendo il bagno. Vero? Bello. Come primo posto se mi sistemo la bicicletta. Adesso riparerò, cambierò i copertoni di questa bicicletta che abbiamo acquistato l'altro giorno, trovata su Marketplace a Trieste. Diciamo che la signora, ripeto, l'ho detto anche prima, era un'associazione che davano in beneficenza tutti gli acquisti fatti in questo negozietto, quindi è andata bene così, però è un po' da sistemare. Riguardo le biciclette, volevo ringraziare Bull Ball, un negozio in provincia di Cuneo, a Morra San Giovanni, comune di Busca, che ha deciso di sostenerci durante il nostro viaggio. E queste sono le magliette del negozio. Il negozio è specializzato in bici da downhill, cross country e da corsa, enduro e tutto quello che riguarda lo sport della bicicletta. Se riesco a farlo, non cambio una camera d'aria di una bicicletta da molto tempo. Con questo ci siamo.
Bene, rimonto la ruota posteriore. Buongiorno, primo risveglio croato, adesso ho preso a tè e oggi sta piovendo. Pioggia. Poi noi siamo parcheggiati in questo parcheggio qui in mezzo al bosco. Notte verso le 5 che sta piovendo, abbiamo deciso di dedicarci al cibo, quindi adesso prepareremo le crepe con farina, senatore Cappelli. Tanto penso che rimarremo qua ancora tutto oggi, probabilmente anche domani mattina, perché qua è una strada veramente tanto fangosa. Mi sa che ci tocca aspettare che asciughi un po', perché sono uscito fuori a vedere la strada e fango, pozzanghere, ho paura che così non usciamo. Sebastiano oggi sta preparando il pranzo. Dopo vi faremo vedere la strada, come in che condizioni è, dove siamo parcheggiati. Che ieri ci siamo messi qua e c'era bel tempo, ma stanotte che piove, adesso è fango. Che fai? Sto sistemando un po' gli armadi. Abbiamo fatto un po' di spesa ieri in Italia. Sugo, pasta, e quindi dobbiamo sistemarla bene in ordine. La crepes. Crepes in padella. Qua c'è Ondina che sta dicendo: ma scusate, perché le mie ciotoline sono vuote? Perché le mie ciotoline sono vuote? Scusate, voglio capire la situazione qua. Le vuoi le crocchette? Adesso vi faccio vedere la reazione di Ondina quando gli metto le crocchette. Sono le crocchette lì. Non ti piacciono? Non frega proprio niente. Le adora. Ormai l'ho viziata, perché le stavo facendo macinato con le crocchette. Lei se non c'è il macinato. Mamma, ma com'è qua la situazione? Si è rassegnata. Ha detto va bene, me le mangio queste crocchette. La crepe con brie, melanzane, zucchine e peperoni. Com'è? Buonissima. Buona. Sì. Poi col brie squagliato. Fuori il panorama è questo. Piove, quella è la strada di fango che dicevo. Boh, chissà se domani riusciremo a uscire. Buongiorno. Secondo giorno in Croazia. Ha smesso adesso di piovere ed è anche uscito un po' di sole, finalmente. Non ci siamo mossi da questo parcheggio dove eravamo. Siamo sempre qui. Non è passato nessuno da quando siamo arrivati. Ondina è qua che si sta godendo dopo due giorni i raggi del sole. Finalmente. E adesso è ora di pranzo. Che cosa hai preparato? Ho provato a fare questa nuova ricetta. Sono melanzane cotte in padella con pomodori cotti in padella, un po' di emmental e una fogliolina di salvia fritta. Questo è il risultato. Con le patatine. Perché non si vede molto magari dentro. Però. Così. Risulta tipo hamburger. Molto invitante. E poi abbiamo anche la pasta. Quindi ci mangiamo anche la pasta, vero? Mm-mm. E dopodiché, oggi pomeriggio cambieremo posto. Comunque siamo due giorni qua.
Dobbiamo anche andare a caricare acqua e non sappiamo dove trovarla. Adesso dovremo andare alla ricerca di un rubinetto di una fontana. Adesso pranziamo e poi con calma ci muoviamo, sperando di poter uscire, perché comunque 2 giorni che piove e la strada è abbastanza fangosa ancora. Anche se è uscito il sole, adesso facciamo seccare un po', Ma non vado ma mai. dovremmo riuscire a uscire. Al massimo mettiamo le catene. Adesso dovrò fare manovra a Sebastiano perché ci sono un po' di alberi in mezzo, quindi dovrò fare molta attenzione. La strada è super fangosa, quindi speriamo di non piantarci. Ok? No, verso destra. Sta slittando. Oh, abbiamo riempito la strada di macerie che abbiamo trovato qua dietro l'angolo, pezzi di legno. Non lo so, non vedo da qua. È il garage. Sebastiano è andato a chiamare il trattore. Speriamo di uscirne presto. E siamo incastrati proprio bene. Che alla fine Manu non è 4x4, quindi in posti così o è secca la strada che ha bene aderenza a terra, se no non ce la può fare. Che poi è un pezzettino e basta, perché qua è già tutta secca la strada, la terra è soltanto lì. Sebastiano sta arrivando col trattore. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo rotto lì sopra il garage, spaccato un po' qui. Bene, bene, ma non benissimo. come prima avventura croata, direi che abbiamo iniziato presto. Dai, non abbiamo, il lato positivo è che siamo usciti e non abbiamo danni apparenti.